Per raccontare la sfida tra Feral, Pisolo e Barletta bisogna partire dalla fine, dal minuto 46 della ripresa. Punteggio fermo sullo 0-0 e l'idea di un punto come guadagno finale in una sfida ben giocata da ambo le parti che si sta materializzando senza grossi affanni. Ma a trasformare il sorriso e il punto in gioia e tre punti in classifica ci ha pensato un'incornata del difensore Leonardo Branchard, che ha regalato la vittoria alla Feral Pisolo e l'ennesima scalata in graduatoria. Ora la squadra del patron Pasini, terz'ultima, ha due sole lunghezze dalla salvezza diretta. In avvio di gara Remondina tiene fede alle indiscrezioni della vigilia, non giocandosi il bonus rimastoli, ma inserendo nell'undici titolare due giovani come Defendi e Bianchetti. Per il resto, spazio gli stessi interpreti che avevano battuto il Bassano. Il primo pericolo della sfida è di marca ospite, con un colpo di testa di Simoncelli che mette i brividi a Zomer. La Feral Pisolo contiene l'avversario affidandosi alle ripartenze del trio d'attacco per impensierire la retroguardia del Barletta. La gara entra nel vivo al 33esimo quando Defendi per ben due volte non riesce a siglare il vantaggio dopo una corta respinta di Pane su calcio di punizione di Castagnetti. Il Barletta, scampato il pericolo, si scuote. Al 39esimo è Cerone a tentare la via del gol, ma il suo colpo di testa si spegne lato di un soffio. Un minuto più tardi Zomer blocca facilmente una parabola di Romondini. La sterile supremazia territoriale del Barletta produce nella ripresa alcune importanti occasioni da gol per la squadra di Costanzo, ma male sfruttate. All'ottavo è Simoncelli a steccare la battuta a rete, emulato al 13esimo da Infantino, su errore della difesa verde-blu. Tra il quarto d'ora e il 20esimo si spegne la verve offensiva del Barletta, che spreca con migliaccio di testa su corner al 14esimo e su di una punizione di Cerone deviata da Zomer. Così la Feral Pisolo prende campo e la mezz'ora fa le prove del gol partita. Azione prorompente di Tarano sulla sinistra, tiro secco che Pane devia sulla traversa. Gol della vittoria che arriva al 46esimo quando Blanchard si libera in area di rigore favorito da un blocco di un compagno di squadra. Stacco imperioso e palla nell'angolino che manda in paradiso i Gardesani.